Allora, amici di maridacaterini.it, siamo con Francesco Facchinetti, Ciao! il conduttore meno istituzionale di Miss Italia, forse rispetto a quelli avuti finora. Non dire così che poi vengono a prendermi gli altri, mi dicono, mi chiama Pippo, devi essere istituzionale. No, cercherò di mantenere l'istituzionalità di Miss Italia, perché Miss Italia è un programma istituzionale, ha una liturgia ben precisa da seguire, quindi non è che uno può cambiare. Francesco Facchinetti numero 01, Valerio Comense, non è che lo può cambiare e fare altro, quello è quello che la gente vuole sentire. Però cercheremo di trasformare questo programma in un programma di intrattenimento, quindi di mettere anche molto intrattenimento. Molto di questo intrattenimento deve essere un intrattenimento vero, spontaneo, non scritto. Quindi ho voluto togliere le miss che ballano, le miss che cantano, le miss che fanno altre cose, perché non c'è bisogno che sappiano cantare. Mi interessa che le miss ci siano, che siano in armonia con il proprio corpo, che ci facciano sentire la loro voce, che facciano cose spontanee insieme a noi. E quindi vedrete le Miss sì fare anche altre cose, ma in maniera veramente, veramente, veramente spontanea. E questo è quello che stiamo cercando di Interagiranno con gli fare. ospiti? Interagiranno con gli ospiti, per esempio c'era Harold Bova, Spill Date, per cui era Harold Bova l'uomo più desiderato d'Italia, e vediamo se si è in grado di convincere Harold Bova. Ma lo Speed Date è veloce e non scritto, è sul momento, per cui bisogna convincerlo in pochissimi secondi. Si faranno intervistare, sì, non sarò io a intervistarle, ma sarà Paragone, la gabbia, porteremo la gabbia sul palco di Miss Italia. Per cui ci saranno delle cose, ma non saranno cose scritte, saranno cose istituzionali. Scusami, saranno cose istituzionali, ma saranno cose, diciamo così, vere. In più, un'altra cosa che ho voluto inserire per dare vita a Miss Italia oltre il palco è il fatto che, voglio dire, queste miss quando vengono eliminate, dove vanno queste miss? Cioè, finito Miss Italia, sono finito, c'è, cioè, proprio un secondo, no, vanno nella delusion room. Sei eliminata, bene, vai nella delusion room e voglio vedere che cosa accade. Se sei deluso, cioè se sei delusa, o non te ne frega niente, ti togli le scarpe e mandi a cagare qualcuno. È interessante, questo fa parte dello show. E questa è un'altra novità che stiamo cercando di iniettare dentro Miss Italia. Ma tu canterai davvero o era una battuta prima? No, 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 no. Ah no, dentro Miss Italia no. E dopo sì. Sì, ovvio, non posso farmi superare da Andiamo a Comandare. Scusate un attimo, c'ho mia figlia che canta solo Andiamo a Comandare. Devo ristabilire il potere che era del capitano. Cioè, fino a 3 mesi fa i bambini cantavano il capitanoncino. Adesso cantano Andiamo a Comandare. Non va bene, quindi toccherà tornare a cantare per ristabilire il potere. Senti, ti faccio l'ultimissima domanda, perché prima tu hai detto che vuoi sentire le Miss parlare e che le intervisterà a Paragone, ma che tipo di intervista sarà? Allora, Paragone Farà le farà domande sugli ex l'intervista. fidanzati, sulle Allora, tresche, no, queste cose qua, come allora, si faceva anni fa? allora Paragone farà l'intervista finale con le ultime Miss sul palco, le ultime 3 Miss sul palco, mi pare. Io le voglio sentire parlare all'inizio, dove in maniera molto sintetica, come succede al giorno d'oggi con Snapchat, non hai un minuto, hai 10 secondi per dire chi sei o un tuo pensiero. Faccio un esempio: durante le selezioni una ragazza ha detto la bellezza sta nella diversità. Bene, io capisco, tu mi dici questa frase, io ho capito chi sei, ho capito che cosa pensi, ho capito la tua filosofia di vita. Quello io voglio sentire. E quando uno ha pochi secondi ha la responsabilità di dire qualcosa che veramente sente. Quindi non c'è il mio ideale, la mia mamma perché è cresciuta con la mia nonna. Ben venga anche queste cose qua, ma l'ho sentito 1000 volte, per cui anche il mio ideale, la mia mamma, è assodato che sia così, e per fortuna. Ma voglio sentire qualcosa che veramente ti identifichi in un secondo.